Gasamento. Allora, cementite asciugato, adesso più tardi vado a casa e continuo con un fondo, magari inizio anche a dare dello smaltino colorato, così incominciamo a far venire fuori l'idea, ma adesso mi taglio un po' di listarelle per la parete, anche perché sarà un lavoro lunghetto, vengono tagliate, cementiti anche lì, smalto, messe su, devo ancora capire come fissarle. Oh, stavo per commettere l'errore di parlarvi di un progetto che non è questo. Piano, piano Ietino, calma. Ho guardato il girato del trailer. Ho provato a fare un simil montaggio, ma la musica che ho provato, no, devo cercare bene la musica. Ho incominciato a scrivere il testo, più tardi devo assolutamente trovare una quadra. Altra cosa che vorrei risolvere oggi, foto, la fotina, anche quella voi sapete com'è, io no, e ho un'idea, non so se riesco a farla. Dai, andiamo di taglio, ho anche dimenticato un pezzo della Osmo, quindi non so se riesco a fare delle riprese. Uso, ecco, quasi, uso un po' di lei, ok? La Instago, così faccio un po' di riprese in prima persona e vado avanti anche con questa idea qua, perché l'ho comprata apposta, mi piace un po' l'idea di sperimentare con queste riprese. Tracchete, allora, metto qua. A me serve un'altezza, come vi dicevo, voglio fare delle altezze diverse. Quindi un range tra gli 85 e i 95 mm, quindi tipo già questo che è 71 e mezzo va sfilato di lungo. Quei pezzi laggiù sono già ok. Qua c'è della roba che è ok, perché mi serve anche della roba un po' sottile, quindi sicuramente questi due. La larghezza pensavo di fare anche qui tre misure, tipo 8, 10 e 12. Questi sono tutti da 2,5, no, questo no. Dividerli anche per spessore, perché vorrei variare un po' queste cose delle profondità. E funziona se c'è della varietà. Ma che bello questo ghiacciottino. Allora, partiamo facendo un po' di tagli da 8. Pronti? Via! Un po' di polverina l'abbiamo fatta. Allora, ho iniziato, che è importante. Ho fatto un po' di striscette da 8. Ora, prima di andare avanti, ok, faccio adesso un calcolo di più o meno quante me ne servono in realtà, poi me ne serviranno delle altre, quindi se ne scappa qualcuno in più, poco male. Devo più o meno fare parete lunga più pezzettino piccolo, siamo intorno ai 4 metri, ok, di lunghezza. Le misure che faccio sono 8, 10, 12, quindi 3 assieme fanno 20, giusto? 4 metri diviso 20, fa 20. Ok? Quindi ho bisogno di 20 da 8, 20 da 10, 20 da 12. Spero che non sia apparsa nessuna scritta bianca qua sotto
Lo spero, 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 spero. Spero, ok? Misuriamo. Il metro! Oggi sono caricato a molla. Comunque, pannellozzo da 2,50, sfilato col banchettino, è fattibile, molto fattibile, molto fattibile. Questa cosa, quando farò il banco nuovo, sarà all'ennesima potenza, perché voglio, se ci riesco, definitivo. Se riesco a fare quello che ho in mente, definitivo. Non è un'invenzione mia, ma è un insieme di cose che ho visto in giro. Poi ovviamente vi faccio sapere a chi mi sono ispirato, perché quando ti ispiri a qualcuno, quando qualcuno ti dà un'idea e la metti in pratica, è bello. È una questione di rispetto. Se tu rispetti le persone che ti ispirano, it's very good. It's very good. Sì, avevo spaccato la bacchichina per gli adesivi, adesso con lato inchiodato, così poi la riappendo, però qua e forse è il caso di appenderla un pochino meglio, perché quando passo, anche se sono slanciatino, tocco con la spallina, butto giù bacchechina, impreco mannaggina e voilà, e voilà, e voilà, e voilà. Quindi, tutti tagliati, ok? Ora vanno sezionati in lunghezza, ma per farlo non voglio farlo lì, no, sistemerò poi la troncatrice qua, questo domani, così mi metto dei fermi, dei blocchi, va. Ora, prima che mi dimentichi, devo prendere altra cementite, un altro chiletto direi, poi del nastro, carta e un altro rullino grosso, perché se mia figlia mi dà una mano, come ieri, con due rullini andiamo a cannone. A proposito di bacchechina, probabilmente già sapete tutto, ve l'ho già detto su Instagram, ma ve lo ripeto, sto organizzando il discorso gestione e spedizione adesivi, perché non riesco a starci dietro, quindi farò una casella postale appena riesco, continuo a ripetermelo così mi ricordo, così vi lascio l'indirizzo nell'ovunque e potete mandarmi il vostro adesivo, a me arriva la letterina, prendo la letterina, consegno alla mia segretaria e lei vi spedisce l'adesivino mio. Eccomi qua. Allora, tra le mille cose sbagliate che ho fatto, non so se apprezzate la precisione di questo taglio, quindi smonto anche questo pannello e lo porto in laboratorio, così lo rifilo. Piace questo lavoro, non mi piace per niente. Fortunatamente continua a farlo lei. Sono un mostro. Quindi cementite,
praticamente data ovunque. Ho anche fatto i fianchi, perché qua verrà la tavola che, ok, così, in modo, non so se l'effetto che voglio verrà, però io sono fiducioso. Non mi guardare così che mi continuo a sbagliare. Allora, io adesso cosa faccio? Monto un po' di trailer, vedo di andare un pochino avanti, sistemo delle cose sempre che riguardano il canale, magari inizio a montare anche questo video, provo a montare anche il reel, e quando porto Bosco dopo vi racconto com'è andata. E stasera cena con Roby e Dani, che sono due ragazzi che sono venuti al Bosco. Dani è venuto da Pavia a trovarci, Roby è già qui, e quindi facciamo le pappe assieme, così mangiamo un po' una volta. Ah, alla fine il reel che volevo fare mi ha portato via più tempo del previsto, è una roba che sto cercando di imparare a fare bene, quindi ci vorrà ancora un po' di tempo e di energie spese lì, ma ci siamo. Non ho guardato il trailer perché ho bisogno un attimo di capire due robe, quindi la giornata di domani la dedico proprio a questa roba qua. Ho montato l'inizio di questo video e niente, direi che possiamo salutarci, ci vediamo presto prestissimo ragazzi. So che questi primi video sono un po' morbidi, ma mi sto concentrando tanto anche su altre cose parallele sempre inerenti a, e quindi arriva tutto, e quando arriva arriva, niente, non so che succeda. Ciao!